Amici, buongiorno e benvenuti all'interno di questo nuovo video. Oggi quarto giorno qua a Walt Disney World, siamo a Epcot, un parco molto particolare, un parco che adoro, quindi sintonizzati sul video perché siamo pronti a scoprirlo. Ma prima di iniziare vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non siete iscritti, per supportare il progetto Park World. Adesso sigla e vai col video! Amici, noi siamo venuti qua nell'area di Ratatouille, la nuova area che c'è qua a Epcot, nel quartiere francese. Quello che è giusto, quella di Disneyland Parigi è molto molto più bella. Qui c'è solo una piccola piazzetta con l'ingresso solo dell'attrazione, lì invece c'è proprio tutta la piazza bella, grossa, c'è tanto da vedere, negozi. Qua invece c'è solo questa piccola piazza e basta, quindi sicuramente quella di Disneyland Parigi è molto più bella di questa. A Epcot c'è il Flower Garden Festival, ovvero potete trovare i personaggi dei cartoni Disney ricreati con i fiori e le piante. Questo c'è per tutto il mese di maggio fino a metà giugno. Amici, qua siamo nel mio quartiere preferito di Epcot, Japan. Amici, qua siamo invece in casa loro, quartiere americano. Amici, questa è la grande piramide nell'area messicana. Al suo interno si trova il ristorante che andremo a mangiare tra poco e si trova anche la Dark Ride, il tour del Messico, davvero molto divertente. Siamo dentro alla piramide messicana e quindi vedete che oltre poi al ristorante ci sono comunque tante bancarelle dove vendono tantissime cose, ovviamente a tema Messico, potete portare a casa un po' di ricordini. Amici, siamo pronti a entrare nella land e andiamo a fare Soarin'. Siamo nella parte alta, dentro appunto il padiglione dove c'è Soarin', è proprio là, è l'ingresso dell'attrazione Soarin'. Qua ci sono anche dei ristoranti, quindi potete anche mangiare all'interno. Amici, questo è il Creation Shop, il nuovo shop aperto da poco
qui a Epcot, vicino alla palla. Amici, qua siamo proprio davanti a Mission Space, la missione spaziale qui a Epcot. Questa attrazione è molto particolare perché si divide in due categorie di intensità, cioè quella verde che è un po' più soft e quella arancione che è proprio quella energy. Proprio qua alle mie spalle potete vedere la grande palla che i più esperti di voi ricorderanno ovviamente in che parco europeo si trova. Stiamo parlando proprio di Europa Park, perché i Mac erano proprio venuti qua ai tempi in Florida e hanno preso spunto per alcune land nel parco tedesco, quindi nel quartiere francese. Proprio la grande palla che c'è lì, anche se è più piccola di questa, ha preso proprio spunto da quella di Epcot. Qui ragazzi, poi nell'area di Nemo c'è anche questo padiglione qui a Epcot dove ci sono gli animali. Amici, ecco qua il quartiere italiano. Amici, questo è il quartiere della Cina qui a Epcot. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questo video. Io spero che Epcot vi sia piaciuto. È un parco davvero molto particolare perché vi permette di fare veramente il giro del mondo qua a Walt Disney World. Io vi saluto, ma prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non siete iscritti, per supportare il progetto Park World. Grazie mille e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!